quello che vedremo nel pomeriggio, soprattutto da parte di Joel, ha veramente molto a che fare con il movimento giovanile, perché i campioni che vogliamo creare domani comunque implicano un lavoro che dobbiamo fare con i giovani oggi, e perché tutte le caratteristiche che ha mostrato Joel, l'approccio e l'attitudine che vedremo nella seconda sessione, sono cose che si costruiscono fin da quando sono giovani, e noi possiamo mettere a disposizione un percorso, un sistema che ispira i giovani a creare quel tipo di approccio. Quindi quando si parla di giovani e crescita, la parola più importante in questo momento sono le opportunità. Non c'è un modello teorico, quindi non abbiamo un modello teorico che prescrive come far crescere i nostri giovani, soprattutto perché ogni giovane è unico e il percorso che deve fare dall'inizio fino all'eventuale successo è assolutamente soggettivo e dipende da tutte le esperienze che ha fatto nell'ambito della sua crescita. Quindi il nostro compito è quello di fornire un'incessante opportunità e un'incessante proposta di esperienze. Più rilevanti sono per lo sviluppo le esperienze che fa il giovane e più probabile che nel futuro lui riesca a utilizzare le esperienze che ha fatto per crescere e svilupparsi. Queste esperienze le organizziamo in pilastri, che sono allenamento come gioco, saper fare una scelta informata, imparare a condurre, quindi la ownership che diceva Joel questa mattina, imparare ad allenarsi, imparare a gareggiare e imparare a vincere quando conta. Questi pilastri non sono come il modello di LTAD precedente, ma sono presenti durante tutto il percorso di crescita del giovane. E la filosofia con cui sono organizzate queste esperienze prevede l'esposizione dei giovani ha una serie di esperienze per affrontare piccole e grandi sfide personali e poi all'esplorazione di se stessi nell'ambiente che proponiamo e poi allo sviluppo delle singole capacità utilizzando le esperienze precedenti fino al completamento dello sviluppo di tutte le capacità possibili al massimo livello. Una volta fatto questo passaggio, solo alcuni riescono a fare quello che è il vero e proprio salto verso l'eccellenza. Quindi quando parliamo di giovani parliamo di crescita, parliamo di opportunità che devono essere tante e organizzate e fornite nel modo migliore possibile. Quello che cercheremo di fare è partire dalle scuole regionali con una proposta opportuna di opportunità, appunto, tramite un'attività locale, tramite l'esposizione dei nostri giovani al triathlon e attraverso le gare promozionali che sono le attività che fanno i giovani in questa fase. Con tutte le attività di esposizione al triathlon potrebbero poi passare a livello interregionale, quindi fare raduni e attività territoriali facendo esplorazione ed esposizione al triathlon, e il circuito di riferimento che sono i circuiti interregionali e quelli, diciamo, di macro area. Attraverso le fasi di esplorazione si arriva a quello che potrebbe essere un possibile potenziale talento nazionale, quindi le attività sono quelle dei raduni e le attività nazionali. Quello che si fa è esplorazione e sviluppo delle singole capacità, e i circuiti di riferimento sono la Coppa Italia, il circuito nazionale, le prove di Grand Prix, le Aero Junior Cup di primo livello, quindi non campionati europei o mondiali junior e non gare promozionali a livello regionale. Attraverso lo sviluppo si può arrivare a quello che è un primo sviluppo internazionale e si inizia a guardare alle attività degli squad, e soprattutto l'attività è quella dello sviluppo. Le gare di riferimento sono le A2 Cup, i campionati europei e mondiali di categoria. Da qui in poi solo alcuni riusciranno a fare quello che è il salto, non c'è più la scala nel disegno, è una vera e propria jump zone, solo alcuni riusciranno a raggiungere l'eccellenza e quindi essere coinvolti nelle squadre nazionali, e le gare di riferimento, il target sarà WTS e World Cup. Come detto, sono presenti tutti i pilastri nel corso del percorso della crescita, ovviamente sono presenti con una valenza e un significato diverso. Ad esempio, il primo pilastro, che è quello del gioco, conoscendo come il triathlon, che richiede anni di sana ossessiva applicazione per raggiungere un determinato livello, è semplicemente impossibile diventare un triatleta di un certo livello se non si è innamorati del proprio sport. E questo può voler dire, ad esempio, il piacere
quando gli atleti sono grandi, il piacere nella difficoltà e nella sfida, nel fare un certo tipo di allenamenti anche in condizioni terribili o gareggiare in condizioni terribili e cercare condizioni di allenamento proibitive e non voler essere in nessun altro posto se non quello. Ovviamente bisogna essere in grado di maneggiare degli equilibri tra il troppo poco e il troppo. Abbiamo sentito oggi il concetto della dose minima allenabile e maneggiare l'equilibrio anche tra il divertimento, dove inizia finisce il divertimento, inizia lo scopo. Lo sviluppo del pilastro ovviamente inizia dall'età giovanile, con un'esposizione iniziale a una serie di esperienze proprio per sviluppare quello che è l'entusiasmo di esplorare il triathlon e iniziare a conoscersi come triatleta e avere una certa identità, fino a sviluppare nel futuro un'insaziabile passione e amore per l'allenamento. Poi c'è la capacità di scegliere in modo informato. Abbiamo molti atleti che si definiscono elite oggi che non sono in grado di prendere delle scelte, di fare delle scelte importanti per la loro vita e probabilmente non riuscirebbero a farlo neanche come persone. E questa capacità si sviluppa fin dall'età giovanile. Ogni atleta nel corso della carriera prende milioni di scelte, piccole e grandi, e ognuna influisce nel percorso in modo positivo o in modo negativo. I migliori atleti adesso sanno raccogliere le migliori informazioni possibili, riescono a dargli una certa priorità e riescono a fare la scelta migliore possibile nel momento opportuno. Ad esempio, come ha fatto Barbara Riveros quando ha scelto di sacrificare quelli che erano alcuni aspetti della sua vita per andarsi ad allenare con quello che lei riteneva il miglior allenatore del mondo in quel momento. La cosa inizia evidentemente da giovani, esponendoli gradualmente a processi guidati da noi di raccolta di informazioni e prese di decisioni, delle quali sono responsabili fin dall'età giovanile. Poi c'è la capacità di imparare a condurre fino ad essere completamente responsabili del proprio processo di allenamento. E i top atleti hanno sviluppato questa capacità e attraverso i loro risultati hanno conquistato il diritto di chiedere alle federazioni come supportare la propria attività e riescono a maneggiare, a gestire, a stimolare degli staff anche molto qualificati. Ovviamente anche questo inizia da giovani, c'è uno sviluppo graduale di questa capacità e iniziando ad organizzarsi ad esempio in autonomia, poi con un aumento graduale delle responsabilità. Ad esempio pensiamo a quando iniziamo a chiedere ai nostri giovani di gestire il loro diario di allenamento e poi attraverso la gestione autonoma di parti del processo imparano ad esempio a gestire la parte della mobilità o della preparazione fisica e poi lo sviluppo della capacità di revisione del processo. Quindi dopo ogni allenamento, dopo ogni gara è importante la fase in cui si analizza le cose che sono andate bene, le cose che sono andate male, il perché e il come fare in modo che vadano meglio in futuro. La capacità di imparare ad allenarsi è un altro pilastro molto importante ed è chiaro che nel triathlon servono anni e anni di esposizione e di allenamenti, non esistono scorciatoie e bisogna aver sviluppato chiarezza sui programmi e sugli scopi, consapevolezza sulle proprie capacità e sul processo che si sta seguendo e conoscenza delle proprie esigenze individuali di allenamento. Ogni atleta di alto livello capisce, sa che effetto ha quell'allenamento sul proprio corpo, quali sono gli adattamenti indotti da quel tipo di lavoro e riesce a dare dei feedback molto importanti a quelli che sono i suoi staff e il proprio allenatore. Anche questo ovviamente inizia da giovane, questo percorso, attraverso l'esposizione a un certo tipo di attività, anche di gioco con uno scopo, attraverso l'esplorazione di se stessi nell'ambiente che proponiamo e attraverso lo sviluppo della consapevolezza e leadership e ownership in allenamento. Imparare a gareggiare, se pensiamo che dal momento dello start fino alla fine un atleta prende tantissime decisioni e lo deve fare sotto stress, sotto fatica, nell'evento che è probabilmente molto importante, e gli atleti migliori sanno prendere le decisioni giuste nel momento giusto e per far questo servono anni di esplorazione a gare di livello adeguato per fare la scelta giusta al momento giusto e addirittura riuscire a mettersi, vi ricordate l'anno scorso avevamo fatto l'esempio di Sam Whitfield, mettersi nelle condizioni migliori anche mentali per vincere. Si sviluppa attraverso la crescita con una serie di opportunità, ad esempio sviluppare l'audacia, saper diventare fiduciosi
e positivi, e quindi da giovani sapersi prendere dei rischi e ad esempio saper accettare la capacità di sbagliare, e noi dobbiamo essere bravi in quello. E ogni atleta di alto livello si è costruito una banca di esperienze a cui attingere, e quanto più completa e preziosa è questa banca, tanto più lui riesce a fare la cosa giusta nel momento giusto quando si presenta quella problematica in gara o in allenamento. E quanto è buona questa banca di esperienze dipende dalla quantità e la qualità delle esposizioni, dipende dalla capacità di imparare da ogni esperienza, quindi facendo una revisione di quello che è successo, e dipende dalla capacità di creare, esporsi ed esplorare differenti situazioni anche molto problematiche. È ovvio che conta saper fare queste cose magari più velocemente degli altri. E infine la capacità di imparare a vincere e quando conta. Per gli atleti di alto livello questo vuol dire gareggiare in un certo modo, ad esempio una volta ogni 4 anni. È una cosa anche questa che si costruisce da giovani, ovviamente non pensando al risultato, ma ad esempio cercando di riuscire a dare il meglio quando veramente conta, e dare il meglio per diverse volte l'anno, quindi in modo consistente, può voler dire da giovane riuscire a mobilizzare in quel momento o in quella gara quelle risorse che si sono allenate, che si sono costruite in allenamento relativamente a quella capacità. Quindi non stiamo parlando di risultato. E ovviamente sviluppare anche il piacere di riuscire a dare il meglio in modo consistente. Questa parte può essere incentivata nel modo giusto attraverso il progetto talento, facendo delle strategie di selezione e qualificazioni appropriate. Okay. E l'ultimo minuto, lo leggo così sono sicuro che non sbaglio. Con i giovani dobbiamo ricordarci queste cose. Ogni giovane nasce unico e con delle potenzialità eccezionali. Non dobbiamo essere noi i primi a limitargli le opportunità di crescere. Stimoliamo la creatività e non facciamogli venire noi la paura di sbagliare, perché i genitori e gli allenatori sono quelli che hanno l'opportunità di fargli venire precocemente la paura di sbagliare, anche gli insegnanti a scuola, dico. La maggior parte dei genitori sono solo emotivamente coinvolti, quindi vanno coinvolti dagli allenatori, e considerate che loro passano molto più tempo di noi con i ragazzi. La sicurezza deve essere al primo posto, ma anche l'etica e il rispetto dei valori sono importanti, molto importanti. Quindi isoliamo chi nel movimento giovanile tende a fare la strada per se stesso e non per gli altri, e non per i giovani soprattutto. Abbiamo una cruciale responsabilità sociale nei confronti dei giovani e della loro crescita, come persone prima che come atleti, e anche se non l'abbiamo deciso noi, siamo comunque responsabili della loro alfabetizzazione motoria. E infine, ogni giovane ha diritto di essere rispettato e circondato da persone qualificate. Lo pretendiamo per i nostri figli quando li portiamo a scuola, lo dobbiamo pretendere anche quando li portiamo all'allenamento. E vi lascio, appunto, perché la salute e la sicurezza sono al primo posto, con il prossimo relatore, il dottor Fabio Fanton, medico della Federazione Italiana Triathlon, già medico delle squadre nazionali di ciclismo e pallacanestro e pallavolo, e attuale medico federale della Figenca, oltre ad essere una grande persona.